Allora, oggi parliamo di reti a regime sinusoidale. Già vi ho accennato ieri dell'importanza di questo argomento che ci accompagnerà per molte lezioni da oggi in poi. È bene avere subito un'impostazione corretta su questo. Allora, prima cosa, dobbiamo definire un po' di quantità legate alle sinusoidi, appunto, per poter parlare di queste reti a regime sinusoidale. Allora, consideriamo una funzione, vi do dei richiami di cose che dovreste già abbondantemente sapere, quindi diciamo perdonerete la brevità con cui vediamo questi aspetti, anche diciamo la scarsa rigorosità matematica, cerco di andare all'essenziale. Consideriamo una funzione f di t, t è una variabile indipendente che sarà per noi il tempo, ma genericamente una variabile indipendente. Allora, possiamo definire periodica questa funzione di periodo t grande, appunto se esiste questa quantità t grande, tale che f di t più t grande sia pari a f di t per ogni t. Esiste t, quindi funzione periodica di periodo t grande. Dato una funzione periodica possiamo definirne il valore medio, chiamiamo f medio, facciamo così, medio, come questa quantità, l'integrale fra 0 e t di f di t del t per 1 su t. Questa è la media, il valore medio. Ovviamente io posso estendere l'intervallo può essere in realtà arbitrario purché di ampiezza pari a un periodo. Poiché la funzione è periodica, comunque io prendo questa finestra purché di ampiezza diciamo pari a un periodo, il risultato viene sempre lo stesso. Ok? Va bene. Possiamo anche definire il valore efficace. Vediamo f basta, della funzione f, è detto anche valore quadratico medio, questa quantità. Detto anche valore RMS, f, allora, efficace, valore efficace, o valore RMS. Sarebbe root mean square, no? Quindi sarebbe il valore quadratico medio, in cui quindi prendiamo il quadrato della funzione, facciamo la media secondo la definizione appena data e poi la radice quadrata. Quindi per una qualsiasi funzione periodica possiamo definire anche questa quantità. Ah, ok, importante anche definire la frequenza. Noi adesso mi trovo un po' in pasticcio con i simboli perché la frequenza si indica con f usualmente ed è per definizione l'inverso del periodo. Quindi se ho una funzione periodica di periodo t grande, la frequenza della funzione è l'inverso del periodo. Quindi se la variabile indipendente, come nel nostro caso, è un tempo, quindi il periodo è un tempo, la frequenza ha le dimensioni dell'inverso di un tempo che si chiama hertz. Quindi l'hertz, simbolo HZ, è dimensionalmente secondi a meno 1. Ok? Si definisce pulsazione, la quantità omega, pari a 2π greco f. Quindi è... diciamo la stessa cosa della frequenza, però invece di essere espresso come secondi a meno una è espresso diciamo come radianti al secondo, considerando appunto 2π greco e l'angolo giro in radianti. D'accordo? Allora, sono definizioni che dovreste già conoscere. Date queste definizioni in generale, ricordiamo che cos'è una sinusoide. Quindi noi considereremo funzioni di questo tipo.
Quindi una funzione che è pari ad A di t, pari ad A con m, seno di omega t più alfa. Allora, questa funzione, allora, qui il grafico lo conoscete, diciamo, non direi mai più a fare queste cose, è una funzione effettivamente periodica che ha una pulsazione pari proprio a omega, secondo la definizione data, quindi la frequenza sarà pari a omega diviso 2π greco, il periodo sarà pari a 1 su f, no? Secondo la definizione che abbiamo appena dato. T è la variabile dipendente, alfa è detto fase della sinusoide, chiaramente da esso dipende il valore a t uguale 0 di questa sinusoide, perché quando t uguale 0 abbiamo qui in parentesi il seno di alfa, quindi da alfa, da questa fase della sinusoide dipende il valore a t uguale 0 della sinusoide stessa. A con m è detta ampiezza della sinusoide, questo perché il seno, voi sapete, è una funzione che assume valori nell'intervallo meno 1, 1, il suo codominio è meno 1, 1. Quindi A di T assume valori fra meno A con M e più A con M. Se lo volessi graficare, a questo punto facciamo questo grafico, avrei una cosa del genere. Così via, se l'avessi fatto come si deve, questo è A di T, A con M, meno A con M. Ok, questo intervallo qui, questo è il periodo, appunto quello dopo cui si ripete l'onda, si ripete, diciamo, identica a se stessa, no? Allora, no. Quindi dicevo, poiché il seno ha valori fra meno 1 e 1, la funzione di T ha valori fra meno A con M e A con M, quindi per questo si chiama ampiezza della sinusoide. Se io faccio il calcolo del valor medio, secondo questa definizione qui, scoprirò che il valor medio della sinusoide è pari a 0. Quindi A medio, diciamo così, uguale 0. Per esprimere questo fatto si dice che il seno è una grandezza alternata. La grandezza alternata è una che ha media 0, una funzione periodica che ha media 0. Che abbia media zero, diciamo, vabbè, lo si vede facendo l'integrale della definizione. Dal punto di vista grafico possiamo dire che se io prendo un intervallo di ampiezza pari a un periodo, la semionda positiva e la semionda negativa sono uguali opposte. Quando faccio l'integrale, voi sapete, posso interpretare l'integrale come l'area sottesa da queste due, no? Quindi quest'area e quest'area si compensano perfettamente per motivi, diciamo, simmetrici. Vabbè, quindi viene media nulla. Se io facessi poi il valore efficace, il valore quadratico medio, il valore RMS, facendo questo, mettendoci poi il sen quadro, praticamente sviluppando questo calcolo, viene fuori che il valore efficace è pari a valore massimo, cioè l'ampiezza, A con M, diviso radice di 2. Diviso radice di 2. Ok? Vabbè, fatelo, insomma, banale, non è molto istruttivo. Altra cosa che vale la pena di dire è: se io introduco un'altra sinusoide B di t pari a B con M seno omega t più beta, la quantità alfa meno beta, cioè la differenza fra le fasi, si chiama sfasamento, con molta fantasia, delle due sinusoidi. Quindi lo sfasamento fra due sinusoidi è la differenza delle fasi. Ah, ho supposto che B di T abbia la stessa pulsazione di A di T, questo è importante. Per dare un senso al significato, alla definizione di sfasamento, devo ammettere le due sinusoidi che sto considerando abbiano la stessa pulsazione. Quindi alfa meno beta è lo sfasamento fra due sinusoidi alla stessa pulsazione, come si dice, isofrequenziali, cioè alla stessa frequenza. Se alfa meno beta è strettamente maggiore di 0, allora A di T si dice in anticipo rispetto a B di T. È una definizione.
se alfa meno beta è maggiore di 0, se lo sfasamento, quindi tra le due sinusoidi, è maggiore di 0, alfa meno beta, allora A di T, la prima sinusoide con fase alfa, si dice in anticipo rispetto a B di T, ossia la sinusoide con fase beta. Ovvero, equivalentemente, si dice che B di T è in ritardo rispetto ad A di T. Se invece alfa meno beta è uguale a 0, si dice che le due sinusoidi sono in fase. Vabbè, sono tutte definizioni molto, diciamo, semplici. Bene. Vabbè, poi se ci fosse un'altra cosa la introdurremo di volta in volta. Perché, diciamo, sono importanti le reti a regime sinusoidale? Allora, intanto adesso possiamo definire cosa sono le reti a regime sinusoidale, una volta abbiamo introdotto questa nomenclatura. Allora, quindi noi diremo che una rete è a regime sinusoidale quando tutte le sue grandezze circuitali, quindi tutte le tensioni, tutte le correnti, sono delle sinusoidi alla stessa frequenza, alla stessa pulsazione. Ovviamente potranno avere ampiezza e fase differenti le varie sinusoidi, però dovranno avere tutte quante la stessa frequenza. Quindi, ripeto, diremo che una rete si trova al regime sinusoidale quando tutte le grandezze circuitali della rete, tensioni e correnti, sono sinusoidi alla stessa frequenza, ad una stessa frequenza. Ok? Quindi, in particolare, affinché una rete possa essere a regime sinusoidale, occorrerà che tutti i generatori della rete di tensione e di corrente eroghino tensione e correnti che sono sinusoidi alla stessa pulsazione. Questa è una conseguenza, no? Chiaramente. Dopodiché, da quello che abbiamo detto ieri, capiamo che se soddisfatta questa condizione sui generatori, quindi i generatori sono tutti sinusoidi a una certa frequenza, e aspettiamo un tempo sufficientemente lungo per far esaurire i transitori, ricordate tutto quello che abbiamo detto ieri, no? La costante tempo, eccetera, allora, supponendo la rete opportuna, cioè con tau maggiore di zero, no? Ricordate quello che dicevamo ieri, allora arriveremo ad una soluzione di regime sinusoidale. Quindi se i generatori sono sinusoidali nella stessa pulsazione, aspettiamo un tempo sufficiente, arriveremo ad una situazione in cui tutte le grandezze circuitali avranno questa proprietà di essere sinusoidi isofrequenziali con i generatori. E quindi avremo una situazione di regime sinusoidale. Chiaro? Bene. La cosa, vi ripeto, quello che ho detto ieri, è molto importante e rilevante dal punto di vista delle applicazioni, perché il generatore che ci fornisce l'ente erogatore dell'energia elettrica ai morsetti della presa di corrente, come dicevamo ieri, è un generatore di tensione sinusoidale che ha un valore efficace, adesso sappiamo di cosa si tratta, pari a 220 volt e una frequenza di 50 Hz. Questo è quello che da contratto, diciamo così, l'ente erogatore deve fornire alle utenze domestiche normalmente. Quindi anche qui, se io prendessi questa presa di corrente qui e misurassi con un voltmetro la tensione che si manifesta fra due morsetti terminali della presa di corrente, vedrei nominalmente una tensione sinusoidale con ampiezza 220 volt e frequenza 50 Hz. Sulla fase non diciamo niente appositamente, perché lo vedremo, diciamo, fra un po' di tempo, che in realtà non è tanto importante la fase come valore, diciamo, in sé della fase, quanto è più importante lo sfasamento che c'è fra le singole sinusoidi. Quella è la, diciamo, grandezza realmente rilevante dal punto di vista pratico, questo poi lo approfondiremo a tempo debito. Quindi spesso non mi troverò a precisare qual è la fase della sinusoide, altre volte lo farò, altre volte no, proprio perché è importante più lo sfasamento fra sinusoide che non la fase in sé. Quindi abbiamo definito cosa è una rete a regime sinusoidale. Quindi adesso, vista la sua rilevanza dal punto di vista delle applicazioni, ci proponiamo di sviluppare delle tecniche per trovare la soluzione di regime sinusoidale di una rete direttamente, senza passare, diciamo, dal transitore. Allora, prendiamo a prototipo la rete che abbiamo visto anche ieri, no? Ossia quella in cui abbiamo un generatore reale di tensione e un condensatore. D'accordo? Quella che abbiamo visto. Le equazioni di solvente, vi ricordate? È
questa qui, no? L'abbiamo vista già in diverse salse. Questo, quello che noi diciamo adesso è che il generatore di tensione è sinusoidale ad una certa pulsazione. Potrebbe essere proprio i 50. Alla frequenza di 50 Hz, che è un numero che è canonico e ricorrerà molte volte, corrisponde una pulsazione di 314 radianti al secondo, quando moltiplico per 2π. 314 è approssimato, chiaramente a tre cifre significa. Quindi il numero canonico che spesso useremo come pulsazione è 314 radianti al secondo, perché è la cosiddetta frequenza industriale, ovvero la frequenza della tensione fornita alle utenze industriali. Allora, quindi io adesso impongo che il generatore di tensione di T sia sinusoidale, con un valore efficace e grande, che potrebbe essere appunto 220 volt, una pulsazione di 314 radianti al secondo e una fase alfa, potrebbe essere 10 gradi, che ne so, quello che sia, non è importante, come vi dicevo, tanto il valore di alfa. Comunque, supponiamo di averlo assegnato in qualche modo. Quindi quelle sono grandezze note, ampiezza, fase e pulsazione di questo generatore di tensione sono assegnate. Allora, ci proponiamo di trovare la soluzione di regime sinusoidale di questo circuito. Vi ricordate cosa abbiamo detto? Dobbiamo trovare una soluzione particolare di questa equazione completa. Allora, vi ricordate come abbiamo operato ieri, quando avevamo i generatori costanti? Avevamo supposto che anche la soluzione particolare da noi cercata avesse lo stesso aspetto, quindi una costante, l'abbiamo sostituita nell'equazione e abbiamo trovato il valore della costante che soddisfava identicamente l'equazione. Adesso facciamo la stessa identica operazione, però sulle sinusoidi. Quindi supponiamo quindi che la soluzione che noi cerchiamo abbia un aspetto sinusoidale. Ah, vedete, io spesso, invece di mettere il valore massimo, cioè l'ampiezza, metto direttamente radical 2 per il valore efficace. È una notazione equivalente, no? Io qui potrei scrivere E con M per dire l'ampiezza della sinusoide. Spesso preferirò mettere il valore efficace perché ci sono dei motivi pratici che fanno preferire il valore efficace al valore massimo, ma insomma è un fatto di convenzione, non più di questo. Quindi dicevo, quindi suppongo che anche la soluzione di mio interesse, quella di regime sinusoidale a cui voglio arrivare, abbia questo stesso aspetto, quindi una sinusoide alla stessa frequenza, questo è importante perché la rete si suppone raggiungere il regime sinusoidale in cui tutte le grandezze hanno la stessa frequenza, con un'ampiezza V, un valore efficace V e una fase beta che non conosco. Quindi il mio obiettivo adesso è determinare V e beta tali che venga soddisfatta l'equazione di partenza. Questa è la procedura che è esatto analogo di quello che abbiamo fatto ieri nel caso costante. Li trovate? Bene, allora facciamo. Vabbè, magari c'è una lavagna che è tutto qui, no? Allora, prendiamo questa e la schiaffiamo qui dentro e poi poniamo, diciamo, la validità di questa equazione. Allora, del Vc in dt, devo fare la derivata di questa quantità. Quindi abbiamo radical 2V, derivata del seno. Derivata del seno è il coseno di omega t più beta, giusto? Per la derivata dell'argomento rispetto al tempo, questa è una derivata di funzione composta. Derivata dell'argomento rispetto al tempo in omega. Più bc su tau, quindi scrivo questa, radical 2 b seno di omega t più beta su tau uguale e di t su tau, quindi radical 2 è seno di omega t più alfa diviso tau. Trovate?
lavoriamo un po' su queste equazioni. Che cosa facciamo? Allora, moltipliamo un 8 per tau, semplifichiamo radical 2 da tutte le parti, che è comune vedere questo termine, e poi sviluppiamo il coseno e il seno di omega t più beta eccetera, sfruttando le formule di addizione e sottrazione del coseno e del seno, no? Allora, qui scriveremo tau b omega, al posto di coseno omega t più beta ci metto coseno omega t cosen beta meno seno omega t sen beta. Ho fatto la formula di addizione del coseno, ok? Vi trovate? Più v, adesso faccio la formula di addizione del seno, quindi viene seno omega t cosen beta più coseno omega t sen beta. Giusto? Uguale E che moltiplica ancora la formula di addizione del seno, seno omega t cosen alfa più coseno omega t sen alfa. Giusto? Li trovate? Li trovate? Allora, io adesso devo garantire la validità di questa equazione. Per ogni istante di tempo, d'accordo? Allora, come faccio a garantirlo? Beh, è semplice, io vedete che ho a primo membro dei termini che moltiplicano coseno omega t, questo, questo e così via, e a secondo membro dei termini che moltiplicano coseno omega t. È analogo discorso per il seno di omega t. Per garantire l'uguaglianza delle funzioni a primo e secondo membro per ogni istante di tempo, devo garantire l'uguaglianza dei coefficienti che moltiplicano coseno omega t al primo membro e al secondo membro e seno omega t al primo membro e secondo membro. Chiaro? Quindi, vediamo cosa moltiplica coseno omega t al primo membro. Tau v omega, poi abbiamo questo, più v sen beta, scusate, abbiamo mangiato un pezzo. Tau v omega coseno omega t cosen beta, quindi qua c'è anche cosen beta, più qui abbiamo v sen beta uguale, qua abbiamo e sen alfa. Quindi chiaro cosa ho fatto? Preso tutto ciò che moltiplica coseno omega t al primo membro e l'ho uguagliato a ciò che moltiplica coseno omega t al secondo membro. Faccio lo stesso lavoro sul seno di omega t e troverò meno tau d omega sen beta più v cosen beta uguale e cosen alfa. Quindi ho un sistema di queste due equazioni. Li trovate? Sì, mi sembra che ci troviamo. Okay. Chiaro fin qui? Allora, questo adesso è un sistema di due equazioni. Nelle due incognite B, beta e V, vi ricordate quali sono le incognite? Questo e questo. Quindi abbiamo trovato un sistema di due equazioni nelle due incognite, risolto il quale abbiamo risolto il problema. La difficoltà qual è? La difficoltà è che questo è un sistema di equazioni trigonometrico, nel senso che una delle incognite, beta, vedete, è sotto segno e così. Quindi è un sistema di equazioni che va risolto con le tecniche dei sistemi di equazioni trigonometrici. Quindi diciamo niente di impossibile, è solo un po' scocciante da farsi. Per esempio, adesso non sto a fare tutti i passaggi, ma per esempio se io volessi trovare
la quantità V, una delle due incognite, da queste espressioni, io potrei fare i quadrati di primo e secondo membro e sommare membro a membro. Quindi avrò tau quadro di quadro omega quadro cosen quadro di beta più di quadro sen quadro di beta più due volte tau di quadro omega sen beta cosen beta uguale e quadro sen quadro di alfa elevato al quadrato primo e secondo membro della prima. Faccio lo stesso lavoro sulla seconda, quindi abbiamo tau quadro di quadro omega quadro sen quadro di beta più di quadro cosen quadro di beta più il doppio, anzi meno, perché c'è un segno meno due volte tau v omega sen beta cosen beta uguale e quadro cosen quadro di alfa. Ok, ho fatto il quadrato della seconda equazione. A questo punto sommo membro a membro. Che cosa ottengo? Questo più questo quanto fa? Posso mettere in evidenza tau quadro b quadro mega quadro e poi ho cosen quadro più sen quadro. Quanto fa? 1, no, identità di omega fondamentale, quindi tau quadro di quadro omega quadro più qua questo più questo fa b quadro con lo stesso ragionamento uguale e quadro, ossia possiamo ricavare v uguale è diviso la radice di 1 più tau quadro omega quadro. Vi trovate? Tau, ricordate cos'è? Tau è R per C, no? Non l'ho riscritto, ma insomma ce lo ricordiamo, costante tempo. Beh, se io poi prendessi questa espressione, la sostituissi lì dentro, facessi il rapporto membro a membro, troverei un'altra equazione per trovare beta, che alla fine mi do direttamente il risultato, che non è che c'è molto da imparare. Alla fine beta, facendo questa operazione che vi dicevo, dovrebbe venire alfa meno l'arco tangente di omega tau. Vero. Si prende questo, si sostituisce questa espressione di V, si sostituisce lì dentro, si fa il rapporto membro a membro, al primo membro verrà, al secondo membro verrà la tangente di alfa, al primo membro verrà qualcosa e poi dà luogo a questa moto qui, usando le identità trigonometriche. Allora, insomma, si tratta un po' di lavorare con la trigonometria. Allora, quindi questo per farvi vedere che con questa procedura noi arriviamo effettivamente alla soluzione, cioè troviamo i valori di V e beta, stanno scritti là, tali che quell'espressione è soluzione dell'equazione di partenza, ovvero è la soluzione di regime che sto cercando, d'accordo? Come vedete però è vero che non c'è molto di concettuale, però è pur vero che dal punto di vista pratico è alquanto tedioso fare questi calcoli, cioè anche per un circuito semplice, semplicissimo, quello che stiamo analizzando, viene fuori una caterva di calcoli da fare. Quindi immaginate un sistema più complicato. Non sarebbe gestibile questa cosa dal punto di vista pratico. Ecco perché noi cerchiamo una metodologia diversa, alternativa, che ci permetta di risolvere in maniera più rapida lo stesso problema. Quindi quello che adesso noi diciamo non è che aggiunge una, diciamo, niente dal punto di vista teorico, da certi punti di vista, ma fornisce uno strumento estremamente potente per risolvere questo tipo di problema qua in maniera molto più rapida. Ok? Questo, il prezzo da pagare, diciamo così, per guadagnare in rapidità è quello di avere a che fare con i numeri complessi. Ecco perché ieri avrei voluto, e oggi lo rifacciamo perché ieri non c'è stato il tempo di farlo, dobbiamo fare qualche richiamo sui numeri complessi.
Allora, cancello qui. Anche qui si tratta di richiami. Sono cose su cui io suppongo che voi già sappiate lavorare, sappiate operare, quindi sono giusto dei richiami per allineare la nomenclatura. Vi suggerisco caldamente, ove mai non vi sentiste ferratissimi sui numeri complessi, di andarvi a riguardare quello che avete studiato in matematica, perché per noi i numeri complessi sono uno strumento da utilizzare con una certa rapidità, quindi bisogna avere le idee chiare su queste cose dal punto di vista concettuale. Allora, il punto di partenza è l'unità immaginaria J, che noi sappiamo essere tale per cui J al quadrato è pari a meno 1. Ok? Dopodiché, detto questo, un numero complesso Z, la cui definizione rigorosa la lascio alla matematica, ripeto, può essere espresso in notazione, come si dice, cartesiana, in questi termini. X più JY, J abbiamo detto l'unità immaginaria, X viene detto la parte reale di Z, Y viene detto il coefficiente dell'immaginario di Z. Cose che dovreste, diciamo, abbondantemente conoscere. Così come dovreste sapere che se io mi metto nel piano di Gauss, posso rappresentare un numero complesso con un punto di questo piano di Gauss, quindi questo sarà Z. Il piano di Gauss prevede parterale e coefficiente immaginario sugli assi. Questo sarà X e questo sarà Y, no, evidentemente. D'accordo? Sono cose che dovreste, diciamo, conoscere. Così come dovreste conoscere la definizione di modulo del numero complesso, lo chiamo R, definito in questi termini, così come possiamo definire argomento o anomalia, non so come lo chiamate, del numero complesso, argomento, la quantità arcotangente y su x. Volendo interpretare graficamente, vi ricordo che R è la lunghezza di questo segmento qui, teta è quest'angolo qua. Quindi spesso i numeri complessi possono essere anche rappresentati come dei segmenti orientati del piano di Gauss, cioè delle frecce, tipo queste ad esempio, no? Con lunghezza della freccia pari proprio al modulo del numero complesso e con l'angolo di rotazione di questa freccia rispetto all'asse pari proprio all'argomento teta del numero complesso. Un'altra modalità che noi useremo molto spesso per rappresentare i numeri complessi è la cosiddetta notazione esponenziale, in cui cioè esprimiamo il numero complesso z che stiamo discutendo qui in questo modo, come il prodotto di r, il modulo, per e, la funzione esponenziale, elevata a j per teta. Teta è l'argomento, no? Definito in questo modo. Questa è una modalità equivalente di esprimere lo stesso numero complesso, che si basa, bisognerebbe prima cosa introdurre la definizione di esponenziale nel piano complesso, cosa che farete col professore Gaudiello quando studierete, non so, avete già cominciato l'analisi complessa? Lo farete. Vi verrà definito in maniera rigorosa quello che vi sto dicendo qui in maniera pratica, diciamo così. Quindi è possibile, diciamolo così, è possibile estendere la definizione di esponenziale su una certa serie, no? Anche nel piano complesso. Quindi definire la funzione elevato a z genericamente, di cui questo è un caso particolare in cui l'esponente è un numero puramente immaginario. Detto questo, cioè detto che si può dare una definizione rigorosa di questo esponenziale, quello che noi faremo è usare la cosiddetta formula di Eulero, che esprime questo esponenziale elevato a j teta come il numero complesso che ha per parte reale il coseno di teta e per coefficiente immaginario il seno di teta.
anche qui si può, diciamo, ragionare in termini molto più rigorosi, io la uso così com'è, come strumento operativo. Perché è utile questa notazione? Perché noi la useremo? Perché usando questa notazione noi possiamo applicare tutte le proprietà degli esponenziali. Per esempio, se io ho da fare il prodotto di due numeri complessi, z1 per z2, io posso fare, se z1, magari lo scrivo, scusate, vabbè, provo a ricavare questo spazio qui perché non voglio impegnare altro. Se io ho z1 pari a r1 elevato a j theta 1, z2 uguale a r2 elevato a j theta 2, il prodotto z1 per z2 si può costruire come r1 per r2 elevato a j theta 1 più theta 2. Cioè faccio il prodotto delle ampiezze, chiaramente, e poi per fare il prodotto degli esponenziali posso sommare gli esponenti secondo le regole che conosciamo degli esponenziali. Viceversa, se io volessi fare il prodotto usando la notazione algebrica, la notazione, pardon, cartesiana, dovrei fare x1 più jy con 1 per x2 più jy con 2 e fare i prodotti con le solite regole, i prodotti che conosciamo, insomma, banale, non mi metto a farlo a questo livello. Quindi per questo noi useremo anche la notazione esponenziale, perché in alcune situazioni è comodo usarla grazie alle proprietà degli esponenziali stessi. Quindi in alcuni casi userò questa, se devo fare la somma di due numeri complessi userò questa, sommo le parti reali, coefficienti dell'immaginario, ho fatto, chiaramente. Se devo fare il prodotto magari userò quest'altra, a seconda dei casi. Vi ricordo anche la definizione di coniugato di un numero complesso, z coniugato, che è un numero che ha la stessa parte reale e il coefficiente dell'immaginario cambiato di segno, ovvero un numero complesso che ha lo stesso modulo e la fase cambiata di segno. L'argomento, come vediamo, l'argomento è modulo di segno. Questo è il coniugato del numero complesso z. Vabbè, anche qui, se poi ci fosse qualche altra cosa da dire, poi nel tempo debito la chiariremo, insomma. Ripeto, andatevi a rivedere i numeri complessi, questo è solo un brevissimo richiamo. Allora, fatto questo richiamo, adesso mettiamo in piedi questo meccanismo, diciamo così, questa tecnica per risolvere più rapidamente le reti a regime sinusoidale. Questa metodologia va sotto il nome di metodo simbolico, lo scrivo qua. Consiste questo metodo simbolico, ripeto, è la tecnica che noi usiamo per semplificarci la vita a risolvere i circuiti a regime sinusoidale. Allora, il cuore del metodo simbolico è una corrispondenza univoca fra le funzioni sinusoidali, che sono quelle di mio interesse per le reti a regime sinusoidali, e delle particolari funzioni complesse del tempo, in questo modo. Parto da una sinusoide, ho chiamato genericamente A, potrebbe essere V di C, VC e di T, una sinusoide di quelle del mio circuito, ok? L'ho chiamata A genericamente e la, diciamo così, trasformo, la faccio corrispondere a una funzione complessa del tempo che scrivo in questo modo. Allora, uso la lettera maiuscola corrispondente, quindi parto da piccolo, vado in a grande, ci metto un segno sopra per ricordarmi che è una funzione complessa, cioè fornisce valori complessi. Come è definita? Allora, è una funzione complessa del tempo, quindi a ogni istante di tempo restituisce un numero complesso, il cui modulo è pari proprio all'ampiezza della sinusoide. Quindi io ho ampiezza radical 2a qui, e il modulo di questo numero complesso avrà, sarà uguale a radical 2a e avrà come argomento
proprio l'argomento del seno. Quindi se qui è seno di omega t più alfa, io qui avrò e elevato a j, quindi questo sarà l'argomento del numero complesso, omega t più alfa. Allora, vi ho detto corrispondenza biunivoca, io ho fatto vedere come si va da qui a qui, cioè facendo queste corrispondenze. È possibile anche passare da qui a qui in maniera univoca, semplicemente, se ci pensate, facendo il coefficiente dell'immaginario. Usando la formula di Eulero, io posso scrivere questa come radical 2a coseno di omega t più alfa più j seno di omega t più alfa. Se faccio il coefficiente dell'immaginario ritrovo esattamente la funzione di partenza. Li trovate? Quindi la regola di corrispondenza è stabilita. Per andare da qui a qui uso come modulo l'ampiezza e come argomento l'argomento. Per andare da qui a qui faccio il coefficiente dell'immaginario. E ho stabilito questa corrispondenza binaria. Ok? Quindi io ho l'insieme delle sinusoidi, lo chiamo S, in cui punto sarà VT, no? L'insieme delle funzioni complesse del tempo lo chiamo C, il generico punto sarà A cappello, A segnato di T, e quindi ho stabilito questa corrispondenza qui, no? Allora, in che cosa consiste il metodo simbolico? Basandosi su questa corrispondenza, io lavoro in questo modo. Allora, invece di operare sulle sinusoidi, come ho fatto prima, vi ricordate, io prima che ho preso le sinusoidi, le ho messe dentro le equazioni e ci ho fatto una serie di operazioni sopra. Invece di fare le operazioni sulle sinusoidi, io che cosa faccio? Prendo le sinusoidi da S, le trasformo secondo questa regola, cioè passo in questo C, opero in C, quindi lavoro qui, qui faccio le operazioni, trovo il risultato in C e poi torno indietro. Allora, il metodo simbolico mi garantisce che questo passaggio mi fornisce lo stesso risultato. Quindi, in qualche modo, operare in S equivale, da questo punto di vista, a operare in C. Quindi, invece di lavorare sulle sinusoidi, trasformo le sinusoidi, lavoro sulle funzioni complesse del tempo, ritrasformo e trovo lo stesso risultato. Quindi, adesso dimostriamo che questa cosa è possibile, cioè che ottengo veramente lo stesso risultato. La seconda cosa che dimostreremo è che lavorare sulle funzioni complesse del tempo è molto più semplice che lavorare sulle sinusoidi. Quindi è possibile fare questa trasformazione e conviene, e quindi la facciamo sempre. Okay? Allora, adesso dobbiamo vedere, prima cosa, abbiamo ancora un 5 minuti, quindi posso cominciare a fare qualche ragionamento. Allora, cancello qui. Dobbiamo, per prima cosa, vi ripeto, dimostrare che operare in S o operare in C è la stessa cosa, ovvero invece di fare le operazioni sulle sinusoidi, trasformo, opero sulle funzioni complesse e torno indietro e trovo lo stesso risultato. Quali sono le operazioni che devo effettuare? Questa è la cosa importante da vedere. Guardiamo l'equazione da cui partiamo. Allora, qui che ci sta? Ci sta moltiplicazione per costante, ci sta somma, quindi sono combinazioni lineari di sinusoidi sostanzialmente, e derivate. Queste sono le operazioni che dobbiamo fare, combinazioni lineari e derivate. Quindi dobbiamo dimostrare che per queste due tipi di operazioni, combinazioni lineari di sinusoidi e derivate di sinusoidi, questo giro attraverso le funzioni complesse funziona. Allora, facciamo prima per le combinazioni lineari. Allora, io ho A con 1 di t uguale radical 2 A con 1 seno di omega t più alfa con 1. A con 2 di t uguale radical 2 a 2 per il seno di omega t più alfa 2. Sono sinusoidi, chiaramente alla stessa frequenza, l'abbiamo detto fino alla noia, lo ripetiamo ogni volta alla bisogna. Stiamo parlando di reti in cui tutte le grandezze sono sinusoidi alla stessa pulsazione. Ok, ne faccio la somma, chiamo b di t questo risultato. Beh, banalmente questo viene radical 2 a con 1 seno di omega t più alfa con 1 più radical 2 a con 2 seno di omega t più alfa 2. Questo è il risultato dell'operazione
lavorando sulle sinusoide. Adesso faccio questo passaggio. Allora, che cosa faccio? Trasformo le due sinusoidi, quindi parlo A con 1 di T uguale radical 2 A con 1 elevato J omega T più alfa con 1. A con 2 di T uguale radical 2 A con 2 elevato a J omega T più alfa 2. Adesso sommo queste due funzioni complesse del tempo, scrivo C, chiamo C il risultato, C di T sarà pari a radical 2 A con 1 elevato a J omega T più alfa con 1 più radical 2 A con 2 elevato a J omega T più alfa 2. Ok, ho sommato queste due funzioni complesse. Adesso torno indietro. Devo fare il coefficiente dell'immaginario. Questo mi prescrive la regola di corrispondenza. Quindi troverò una funzione c di t, che è il coefficiente dell'immaginario di c segnato di t. A che cosa è uguale questa quantità? Beh, poiché il coefficiente dell'immaginario è un'operazione lineare, devo fare il coefficiente dell'immaginario di questo più il coefficiente immaginario di questo. Quindi radical 2, il coefficiente immaginario di questo è radical 2 A con 1 seno di omega t più alfa con 1 più il coefficiente immaginario di questo secondo pezzo, banalmente radical 2 A 2 seno di omega t più alfa 2. Quindi osservo che il risultato che trovo con questo passaggio è esattamente lo stesso che avrei sommando le sinusoidi. Allora, questo che vi ho fatto vedere è una vera banalità, cioè se fosse questo non ci sarebbe nessun motivo di usare il metodo simbolico. La differenza vera si può apprezzare sulla derivata. Sulla derivata c'è, diciamo, una differenza sostanziale. Allora adesso magari vabbè, mi appoggio a quest'altra lavagna, cancello qui, posso cancellare qui questa vecchiaia, questa cosa. Faccio lo stesso lavoro per la derivata adesso. Allora, cancelliamo qui. Ok. Allora, parto da A di T, radical 2 A seno di omega T più alfa, e ne faccio la derivata. B di T uguale la derivata di A di T. Allora, derivata di questo seno, quindi abbiamo radical 2A, derivata del seno è coseno, coseno omega T più alfa, per la derivata è l'argomento rispetto al tempo, sempre la derivata di funzione composta, quindi c'è un omega qui in mezzo. Vediamo adesso con la corrispondenza che cosa possiamo dire. Allora, facciamo corrispondere qui la funzione a di t pari a radical 2 a elevato a j omega t più alfa e calcoliamo la derivata, la chiamo sempre c di t, derivata rispetto al tempo di a segnato di t. Quindi adesso sto lavorando. Allora, che cosa succede? Facciamo sta derivata. Radical 2 a derivata dell'esponenziale è ancora l'esponenziale, derivata di e elevato a x rispetto a x ancora e elevato a j omega t più alfa, per la derivata dell'esponente che è j omega. Derivata dell'esponente rispetto a x. Vi trovate? Benissimo. Allora, come lavoriamo su questo? Radical 2 a omega. Allora, adesso qui ho, vedete, l'unità immaginaria, j. La j è un numero complesso che possiamo esprimere anche in questo modo, elevato a j pi greca mezzi. Perché? Perché? Usiamo la formula di, lo faccio qui con uno di qua, elevato a j pi greca mezzi, formula di Euler, no? Coseno di pi greca mezzi più j seno di pi greca mezzi.
coseno di pi greco alla mezzi quanto è? 0 più j seno di pi greco alla mezzi quanto è? 1, e quindi viene esattamente questo. D'altra parte, l'unità immaginaria è un numero complesso che ha modulo 1, modulo unitario, e argomento pi greco mezzi. Sta sull'asse immaginario, no? Quindi lo potete vedere come volete, ma è facile rendersi conto che l'unità immaginaria j si può esprimere in questi termini. D'accordo? Poi rimane questo pezzo qui, e le ora c'è omega t più alfa, lo riscrivo da vecchia. A questo punto uso le proprietà degli esponenziali e sommo gli esponenti, quindi ho radical 2 a omega elevato a j omega t più alfa più pi greca mezzi. Scusate, ho finito la linea. Ok, ho sommato gli esponenti, quindi ho aggiunto, ho messo j in evidenza chiaramente. E qui c'è omega t più alfa più pi greca mezzi. A questo punto torno indietro con il coefficiente dell'immaginario, no? Quindi c di t è uguale, faccio il coefficiente dell'immaginario, quindi abbiamo radical 2 a omega per il seno di omega t più alfa più pi greca mezzi. Ok, ho fatto la solita corrispondenza. A questo punto mi ricordo che se io aggiungo pi greca mezzi alla fase di un seno, ottengo il coseno. Ricordate? Quindi seno di questa quantità più pi greca mezzi è pari al coseno di questa quantità. Però seno e coseno sono sfasati pi greca mezzi. È chiaro per tutti, ragazzi? Ecco qui che abbiamo trovato che questa espressione è uguale a questa qui. Quindi effettivamente anche per la derivata funziona questo giro. Vi dico questa cosa e poi facciamo una pausa. Dove sta la convenienza di questo metodo simbolico? La convenienza è nascosta in uno dei passaggi che abbiamo già fatto, ovvero in questo passaggio qua. Che cosa sta scritto qui? Lo metto in evidenza meglio qui sotto. Radical 2a j omega elevato a j omega t più alfa. Se io confronto questa espressione con questa, osservo che questa espressione, cioè la derivata rispetto al tempo di a segnato, è uguale a j omega per a segnato. Vedete, se confronto questi due c'è di mezzo questo fattore j omega. Quindi la derivata è uguale a j omega. Questo è il cuore. Perché? Perché, come vedete da quello che c'è scritto qui nella lavagna, usando il metodo simbolico, io riesco a trasformare un'operazione di derivata temporale, quindi un'operazione differenziale, in una moltiplicazione per j omega, che è un'operazione algebrica. Riesco cioè ad algebrizzare la derivata. La difficoltà dei circuiti che stiamo qui analizzando è sostanzialmente, se ci pensate, legata alla presenza della derivata temporale, che ha cambiato la natura del modello matematico rendendolo un modello differenziale, che andava risolto con le tecniche che abbiamo studiato nelle ultime due lezioni. Con questa procedura noi rendiamo algebrica la derivata temporale, cioè la trasformiamo in una moltiplicazione per una quantità scalare, che è un numero complesso, ma una quantità scalare. E quindi potremo, già lo intravediamo, ma poi lo faremo, potremo riapplicare tutte le tecniche che abbiamo utilizzato per i circuiti algebrici, quindi fatti soli resistori. Quindi in qualche modo ci semplifichiamo la vita enormemente con questo passaggio, perché leviamo da mezzo, diciamo così, la difficoltà matematica che abbiamo incontrato, cioè la presenza della derivata, che viene trasformata in un'operazione algebrica di moltiplicazione per costante, in particolare moltiplicazione per geometria. Adesso facciamo un po' di pausa e riprendiamo da qui.